Il passo del muretto tra Valtellina e Grigioni, storia di una via dimenticata. Questo è il titolo del libro presentato nella Sala Besta della Banca Popolare di Sondrio. Il volume, dato alle stampe dalle fondazioni Giacometti di Stampa e Giovanoli di Maloia, è frutto di anni di ricerche che hanno consentito di ricostruire la storia millenaria di questa importante via di comunicazione tra Valtellina centrale e regioni retiche d'Oltralpe. In soli 32 chilometri la strada del muretto collegava Sondrio a Maloia, rappresentò per lunghi secoli il corridoio di collegamento più breve e veloce con l'Arezia e Nord Europa. Già in epoca medievale la strada del muretto era percorsa da mercanti elvetici che scendevano a Sondrio per approvvigionarsi del rinomato vino valtainese e spingersi attraverso i valichi orobici in terra veneta. A tenere a battesimo il libro, Marcella Fratta, assessore alla cultura del comune di Sondrio, Augusta Corbellini, presidente emerita della Società Storica Valtainese, Maurizio Michael, gran consigliere della Canton Grigioni, Marco Giacometti, presidente della Fondazione Giacometti di Stampa, Saveria Masa, storica che ha curato la pubblicazione. Le ricerche che sono state condotte per questo volume hanno fatto emergere davvero degli risultati inaspettati proprio riguardo alle relazioni che sono intercorse nel corso dei millenni proprio tra le popolazioni che vivevano al di qua e al di là dello spartiacque eretico. Abbiamo visto che ha ispirato anche gli artisti. Eh sì, infatti come avete visto nel volume sono comprese anche delle opere, qualcuno inedite, dei Giacometti, Alberto e Augusto Giacometti. È stato un luogo di passaggio fino a circa 50 anni fa, fino a quando ancora il contrabbando era in vigore e fino a quando tanti malenchi si recavano per il lavoro stagionale in Engadina. E questi passaggi in quota possono essere anche una proposta per il nostro futuro? Certo, io direi che le nostre radici sono estremamente importanti proprio per aiutarci a leggere quello che può essere lo sviluppo di relazioni che sono state tanto ricche e preziose nel passato, perché abbiamo visto che questo passo è stato frequentato per motivi commerciali, per motivi di scambi culturali, per motivi ahimè anche di invasioni. Io credo che questo tipo di percorsi possono essere sia riutilizzati per migliorare la comunicazione, ma anche per vivere un turismo storico, un turismo culturale forte che mette in comunicazione queste due realtà.